Dopo 30 anni torna attivo il cantiere del traforo della Guinza che unisce Marche e Umbria. ANAS questa mattina ha consegnato all'appaltatore i lavori per l'apertura al traffico della galleria che rientra nell'ambito delle opere previste per il completamento dell'itinerario E78 Grosseto-Fano. È il G-Day, il Galleria Day, con il quale abbiamo vinto lo sconforto di un'intera popolazione, di un'intera regione, perché troppo poco si è parlato della questione infrastrutturale del centro Italia, troppo schiacciata e polarizzata nella discussione di infrastrutture del nord della nostra nazione e del sud Italia, che è una evidente esigenza di infrastrutture moderne. Ma il centro Italia è una grande opportunità non solo per le regioni attraversate da queste infrastrutture, Marche, Umbria e Toscana, ma un'evidente opportunità per il sistema paese e per l'Unione Europea. Un grande corridoio di trasporto europeo che colleghi la Turchia, i Balcani, il centro Italia e la penisola iberica in un momento di gravi crisi e conflitti internazionali che bloccano i trasporti mondiali. Una giornata importante, storica per la nostra regione, per la Fano Grosseto e credo per un'attesa che ormai andava da oltre 30 anni e che oggettivamente sembrava quasi, ormai anche su Google c'è scritto di questa infrastruttura che è un'incompiuta. Invece grazie al governo Meloni siamo riusciti e riusciamo a dare una strategia al centro Italia, recuperando non solo la galleria ma la prospettiva di completamento della Fano Grosseto. L'intervento del valore complessivo di 130 milioni di euro renderà percorribile in direzione Umbria un tratto stradale di circa 10 km, collegandolo alla viabilità locale esistente. Al contempo prosegue la progettazione delle opere di completamento dell'itinerario E78 Grosseto-Fano, compresa la realizzazione della seconda canna del tunnel direzione Marche e del tratto in nuova sede fino all'innesto E45. L'intervento comprende diverse opere già realizzate in tutto o in parte e precisamente quattro gallerie, Guinza, Valpiana, Sant'Antonio e la galleria artificiale Santa Veronica, ma anche quattro viadotti come Valpiana di Valle, Sorgente di Valle, Pieruccia e Ponte Guinza. I lavori riguardano principalmente l'intervento sulla galleria Guinza, che consiste nel rifacimento del rivestimento interno e nella realizzazione degli impianti di illuminazione, ventilazione e di sicurezza. Le lavorazioni all'interno delle gallerie inizieranno entro luglio e il completamento è previsto per la fine del 2026. La macchina qui sulla Guinza la vedrete passare fra massimo 2 anni e mezzo, però la Guinza ovviamente è il primo lavoro, deve essere agganciata a tutti gli altri perché ci possa essere un flusso costante di vetture e possa avere i benefici che realmente questa infrastruttura deve portare. Quindi nel momento in cui saranno realizzati anche tutti gli altri lotti, allora a quel punto avremo una fruizione completa dell'intervento.